cari amici, benvenuti. Oggi a fianco a me ho una Polo 6N, una Polo del 1998, e sostituiremo questo specchietto perché, come si vede, ha il supporto rotto. Da questo specchietto di riserva possiamo osservare che ci sono tre supporti, quindi ci saranno anche tre viti o tre bulloni che mantengono lo specchietto. Allora, come primo passaggio bisogna levare questa copertura in plastica che è solo messa ad incastro con sistema clips, come possiamo vedere. Bene, un bullone è qui visibile, si può raggiungere tranquillamente, mentre gli altri due si trovano dietro la copertura e dietro lo sportello. Quindi ciò significa che per arrivare agli altri due bulloni dobbiamo smontare la copertura dello sportello. Bene, come vediamo si tratta di una Polo con finestrino manuale, perciò innanzitutto dobbiamo levare la manopola del finestrino. Per fare questo bisogna spingere questa figurezza verso l'alto e poi si può estrarre la manopola. Va rimosso questa copertura di plastica. Nel suo interno troveremo due bulloni. Adesso possiamo rimuovere i due bulloni. Bisogna rimuovere questo coperchio. Poi bisogna rimuovere questo pomello, che è anche incastro. Poi abbiamo questi due viti da estrarre. Smontiamo questo. Perfetto, abbiamo levato le varie viti, i vari coperchi. Adesso possiamo estrarre il pannello dello sportello. Una volta rimosso il pannello dello sportello, abbiamo lo spazio necessario per rimuovere le tre viti di supporto. Bene, adesso possiamo tirare fuori questa parte, così possiamo tirare fuori lo specchietto. Bene, come possiamo vedere, sarebbe durato poco. Tutta questa parte qua di plastica è spaccata. Non rimane altro che montare lo specchietto di ricambio e il giochetto è fatto. Bene ragazzi, lo specchietto è stato sostituito. Perfetto, grazie per aver visto questo video. Se ti è piaciuto me ne accorgerò e al prossimo video.